prima volta che usciamo dalla nostra casina. Siamo un pochino stretti. Un nuovo amichetto. Sabato 27 luglio, siamo tornati in batteria, ragazzi, dopo quelle feriacce cattive che abbiamo fatto. Abbiamo passato qualche domenica a fare i lavori a casa e nulla, ed oggi si riparte direzione San Pellegrino in Alpe, dove tanto dietro abbiamo Rachele, nuovi amici. Simone. In realtà poi quello è il Jimmino, i più attenti avranno visto che c'è già stato sul canale quel Jimmy lì, perché era il Jimmy di Elia e l'ha comprato la Rachele, questa ragazza, quindi stiamo andando in cima a San Pellegrino, dove raggiungiamo Carlo e la Marica con il mitico Bucanca. E quindi stiamo andando lì, fuori sono quei 58 gradi, forse di più. Però la maglia nera perfetta. Andiamo così, perfetti con il Gimmone in grande forma. No, Ponte del Diavolo è una bella Lotus. Non c'è tanta acqua. Ah no, non c'è, no. Passiamo dal casone, ma facciamo la strada da Chiozza che porta dritti in cima a San Pellegrino. Ultimi tornanti, pendenze notevoli, considerando che è tutto asfaltato. D'inverno quando ci nevica, tanta roba. A salire praticamente, non ha motore. Abbiamo fatto una bella fila dietro, la seconda non la tiene. Senti come la canta. Vai, seconda ora la tiene. Tra poco troveremo una serie di tornanti con pendenze discrete. Grandi loro, che spettacolo! No, belline! Tutta gente che arriva di là dalle radici.
per sdondolare meno, eh? E tanto quando le ridurre. No! No! Non ci posso fare. Ci fa passare, ci fa passare. Ha detto c'è spazio lì. Ha fatto col ditino. Che meraviglia! Barbie va in montagna. Guarda, si è alzata la ruota dietro. Per domani. Domani qua c'è la festa dei pastori. Dove sono? Ma da dove sono? Li vedo, li vedo. Ci dorme già con le tende lì. Si è rovesciata tutta l'acqua sopra. Non so se provare. Anch'io lo so. Ce l'apro il saccone. Arriva uno tsunami di dove è addosso. Allora ragazzi, abbiamo combattuto un po', abbiamo perso il via sul come rimodellare tutto l'ambaradan, ma direi che ci siamo, compagnia top, un bucanca, due bucanca, Defender 90,
altro 90 corto, no? Tutti sendalinati, un mitico cubo e anche il gimmino nuovo. Yari, che dici, oh? Che sturi con la pala? Luca, vieni, vieni qua. Saluto in camera gli amici del canale. Ciao amici del canale. Io ciao! Io sono Yari. Io sono Yari Vata. Che affare che è. Che bomba! No! Facciamo allevamento di bambini! No! Navarozzo con la cellula! Aggiunto un defenderone, un bel 110. Questo è l'apporto rotondo. Ah, il campeggio, vabbè, oh, ma è del tuo repertorio quella roba lì. Ma che le vai, ma noi siamo al sole, ma dai un bel fratino al sole. Atomica! A sonno, a sonno! Conosci i funghi? Sì. Vabbè, se prendi i lettini, ho visto che sono mangiati. Ciao! Altani dov'è? Simone, come sono? Simone, conosce, di qua c'è. Formaggio? Un tirantera che ha, perché la fila la rifaccio io, Dai, A me non si mangia. Dai, su, tienlo pari, Occhio, vince lo scalino. Ragazzi, ce ne stiamo andando da questa festa bellissima. Un sacco di gente, come potete ben vedere. Dove i cavalli bianchi? Tornare verso casa, passiamo da questa panoramica che è quella che ci ricollegherà poi a Barga. Anzi, prima Arenaio e poi a Barga.
Di questo video un po' diverso dal solito. Esatto, un po' diverso perché, come avete potuto vedere, era la prima uscita che abbiamo fatto dopo il ritorno dalle ferie, qualcosa di diverso. Siamo andati a questa bella festicciola di paese e siamo riposati un pochetto al fresco e ci ritorniamo a casa. Quindi continuate a seguirci, se vi va iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo episodio di La vita secondo Jimmy. Ciao!